Buonasera, per quanto riguarda le nostre video interviste del sabato sera, abbiamo l'ex presidente del Giuliano Pozziello. Pronto? Ciao Donato, buonasera. Allora Donato, ti abbiamo chiamato perché sappiamo con certezza che tu hai visto la partita tra l'Isola Lira e la Torres. Adesso, in considerazione del pareggio della Turris e il sorpasso per quanto riguarda l'alta classifica di questa Torres, la quale aveva già vinto contro la Turris, ne vorremmo sapere qualcosa di più. Domani andranno in onda le immagini di questa sconfitta dell'Isola Liri, oppure della vittoria, fai tu, della Torres. Volevo sapere al riguardo, tu che sei un grande intenditore di calcio, ecco, come la vedi sta squadra, se potesse vincere il girone G, la Torres parlo naturalmente. Diciamo, la Torres mi ha impressionato in modo molto positivo. È una squadra molto esperta, cinica, un ottimo allenatore, ha un portiere esperto in corso, quindi non un under, ma un portiere che questa categoria la fa da occhi chiusi, una buona difesa, un bel centrocampo, in attacco fa la paura. Però secondo me è uno dei pretendenti per la vittoria al campionato, ma sicuramente non è che già l'ha vinto. Io penso che se la giocherà insieme alle campane, che Catese e Turris sicuramente. E, la squadra mi ha impressionato, però gioco con una difesa molto forte, penso che sì, se la spiegano bene. Possono diciamo, andare in gol facilmente diciamo, alla Torres, cosa che non ha fatto oggi di solo Lini, chiaramente. Però la differenza, il divario tecnico era tanto. Tra le altre cose, nell'Isola Lini hanno buttato i 3 minuti a Pischi e probabilmente non c'è stato neanche il tempo di diciamo, amalgamarsi con gli altri, quindi anche questo ha influito in modo diciamo, negativo, probabilmente. Invece di dare una mano non l'hanno data perché forse era meglio con la formazione diciamo, che ha giocato nelle scorse settimane, ma non per un fatto diciamo di era solo per un problema che sono arrivato in settimana perché non hanno avuto modo di assimilare gli schemi dell'allenatore, però questo non deve togliere i meriti a questa Torres squadra che sicuramente la vedremo fino alla fine, diciamo essere in competizione per le nostre squadre. Io penso che anche la Ternese sia un'ottima squadra. Ancora non ho visto la Turris, me ne parlano bene, però ho visto la Ternese, nonostante che la Ternese ha perso con l'Isola Lidi, ma era nella fase negativa di questa squadra. Però io penso che se la può giocare ad armi pari con questa Torres. Certo. Probabilmente la Torres ha giocatori individuali molto bravi che arriveranno anche diciamo, in categorie superiori, giovani molto bravi, questo sicuramente. Però, ripeto, non ammazzare il campionato, di questo ne sono certo. Ho capito. Senti, che ne pensi di questo alternarsi tra Sarnese, Torres, a un certo punto il Sora, poi la Turris? Hanno dei trend positivi e poi dei trend negativi. A cosa è dovuto secondo te? Molta competizione, c'è cioè, diciamo, un equilibrio tra queste squadre. Io diciamo che anche il Sora è un'ottima squadra, però come già ho detto dai nostri dipartimenti, io non credo che il Sora arriverà in alto perché avrà probabilmente scontrato i problemi di questo presidente che a me diciamo, non mi ispira perché dovunque va fa danni. Ha fatto l'anno scorso all'Isola Lidi, probabilmente si farà quest'anno al Sora. Poi se i fatti mi smentiranno, ma non credo che sia così. Io penso che il Sora non arriverà diciamo, ai vertici, invece c'è l'equilibrio che c'è tra la Farnese, la Turris, la Torres, ci metterei anche la Catestana, perché la Catestana è partita con, diciamo, per fare un campionato di vertice, ha avuto in tutto però una squadra molto molto forte, penso che si è anche rafforzata
passata. Certo. E il bello del calcio, c'è un campionato molto equilibrato, molto bello, quindi io penso che tolto poi queste 4-5 squadre, ci sono poi, diciamo, il resto si giocano per il centro classifica e con qualche squadra un po' più deboluccia che diciamo deve retrocedere sicuramente, però tolto queste 4-5 squadre, il campionato la giocano loro, ma per questo è avvincente, quindi il fatto che una volta la domenica vediamo in testa la Turris, la domenica la Torres, un'altra la Ternese, queste penso che si arriverà così fino alla fine e vincerà chi avrà più i nervi saldi e chi avrà anche più forza oltre che nelle gambe e nelle tasche, cioè se la società è forte, io non so la società della Torres com'è, certo è una ha sempre diciamo disputato campionati importanti, però non sono da meno i presidenti sia della Turris che della Ternese, quindi secondo me se la giocheranno fino alla fine. Ecco, sono fiducioso per la squadra di campagna. Ecco, secondo te da gennaio in poi, oppure in questi scorci di dicembre, si respirerà un'altra aria nel campionato, visto le enormi partenze e gli enormi arrivi, che sinceramente, devo dirti la verità, questo sistema personalmente a me non piace, perché in pratica il campionato è completamente falsato, perché l'andata non sarà uguale al ritorno, ecco. Per cui tu che ne pensi al riguardo? Sì, questo è sempre stato, diciamo, sì, ma quest'anno è esagerato, diciamo un dramma per il calcio, per questi calciatori, perché per due motivi: uno, perché si cambia molto e quindi le squadre cambiano fisionomia completamente, poi si fa il danno ai calciatori e ai giocatori. I giocatori che giocano da agosto fino alla fine di novembre, poi inizio magari non prendono neanche qualche stipendio, o magari ne prendono uno o due, come appena si aprono le liste dicono: permettene, puoi andare, perché qua non ci sono soldi. Se vuoi rimanere, rimani senza i soldi, quindi sono costretti questi ragazzi ad andare via. Ecco, secondo te come si potrebbe ovviare a questo inconveniente? Perché la Lega dovrebbe pure intervenire, perché mi sembra strano che ci sono squadre che smantellano tutto. Tu prendi il Potenza e tu la conosci perché tuo figlio ci è stato dentro, ma è stato tra i primi a capire che era meglio andarsene, se n'è andato e ha fatto bene. Vabbè, diciamo, lui ha fatto in tempo ad andare via e fortunatamente nell'ultima settimana, perché ha capito che là non c'era aria, diciamo, buona. E come si potrebbe fare? Con delle petizioni. Chi deve fare calcio deve garantire, almeno diciamo con delle fiduzioni, in Serie C esistono le fiduzioni importanti, in Serie, diciamo, in Serie D invece ci sono piccole fiduzioni e questo non salvaguarda nessuno, chiaramente sono dilettanti. Va bene, la formula del dilettantismo ormai è superata, dai, bisogna avere il coraggio di dire la verità. Allora il discorso è molto ovvio, dico, o si fa i dilettanti, o si è dilettanti. E si devono fare i dilettanti, però, cioè il dilettantismo significa poi questi ragazzi devono avere la possibilità di lavorare e studiare. Se la Lega ti dice che queste squadre devono, diciamo, allenarsi come 5 giorni più 6 giorni impegnati e questi ragazzi devono essere stipendiati, devono salvaguardare, perché così non si arriva, cioè non si l'hanno rovinato il calcio, non si arriva, ormai c'è rovinato. Certo. Cioè, e la Serie D era ancora una categoria che si salvava rispetto alla, diciamo, alla Lega Pro, ancora si salva. E quindi se corrono ai ripari, penso che un campionato vincente, un bel campionato, quindi possono ancora rimediare i vertici della Serie D. Certo, senti, io ti posso dire la verità, io avrei pensato di fare un campionato di Serie D regionale e poi fare i playoff per farne uscire 9 o 10, addirittura che adesso si parla di 10 gironi, io così la penso, perché è l'unico modo per essere chiamati dilettanti, se non sono dilettanti. Diciamo, le sue idee, però io il campionato regionale non lo vedo per un semplice motivo, troppi derby non vanno bene. Ok,
però c'è un particolare. Troppo attrito tra le tifoserie okay, locali, okay. Campane. I campionati sono anche belli quanto poi devono essere anche coinvolgere le famiglie sociali. Quindi, guarda, andare a giocare nel Lazio, andare a giocare in Puglia, non è un male. No, il problema, scusami, Donato, il problema è la Sicilia e la Sardegna. Di conoscere persone, di conoscere gente, di conoscere altre. Sì, Donato, sono d'accordo con te, Donato, però, scusami se intervengo, ma andare in Sardegna, andare in Sicilia non è più dilettantismo, no, è qua il problema. È molto dispendioso andare in Sicilia lo stesso. E i giorni che ci vogliono. Appunto ho detto Lazio e Puglia, perché stanno vicini, è chiaro che qualcuno ci deve andare in Sardegna, ci deve andare in Sicilia, a questo punto la Lega... chi deve andare a fare queste trasferte deve dare dei contributi importanti come le squadre tante lo prendono per venire poi a giocare nel continente. Ma non ho capito perché non c'è un girone. Loro sono salvaguardate, certo. C'è la squadra interregionale, la squadra interregionale sarda rispetto a una squadra interregionale campana parte con 200.000 euro di differenza. Per quale motivo? Cioè loro con 200.000 euro possono quasi farsi un campionato, mentre invece le squadre campane non hanno, cioè perché loro prendono il contributo dalla regione Sardegna, certo. Cosa che invece non succede più. Ma non... ci sono tanti discorsi purtroppo da fare, certo. Però i vertici loro lavorano per questo, cioè vengono pagati per questo, quindi chi sono i responsabili dell'interregionale devono lavorare per salvaguardare questa categoria e questo per questo sport importante. Va bene Donato, io ti ringrazio moltissimo. Prego Mario. E cosa dirti? In bocca al lupo, grazie della tua disponibilità. Sì, un piacere, ciao. Ciao, grazie.